Buonasera, ciao a tutte, ciao a tutti. Prima di cominciare questo video volevo salutare le persone che sono capitate qui per caso, le persone che cercavano Loredana. Lo so, il titolo di questo video è uguale a una canzone di Loredana, però io non sono Loredana, purtroppo. Sono Valentina, piacere, ciao. E questo è un video che appartiene a un canale nel quale ci sono io con i miei video. E nei miei video parlo di questioni per femminucce, parlo di questioni di trucco, parlo di rossetti, di blush, di ombretti e di cose varie da mettersi sulla faccia. Allora, se non siete interessati e se questo non è il vostro argomento preferito di questi 5 minuti in cui vi trovate qui a passare, io vi chiederei per cortesia semplicemente di non spazientirvi e non innervosirvi, ma passare direttamente a un altro video che sicuramente vi piacerà di più. Detto questo, e salutandovi e augurandovi una buona ricerca a caccia dei video di Loredana, adesso posso cominciare a parlare con le ragazze che solitamente seguono i miei video e anche con i ragazzi che solitamente seguono i miei video. Salve, ci stiamo vedendo anche oggi. Questo è un video notturno in cui mi piacerebbe tessere le lodi di un concealer, che è il concealer Fairly Light della Elemental Beauty. Questo è il concealer in questione, ve lo faccio vedere al dritto e poi ve lo faccio vedere anche al rovescio, così. Il nome di questa tonalità che uso io è Fairly Light e la ditta, la marca è Elemental Beauty, che è una marca inglese che mi piace moltissimo, che non fa tantissime cose, ne fa pochine, però quelle poche sono veramente buone. Apro anche il concealer per farvi vedere com'è dentro, tra l'altro mi piace molto la jar, il rumore che fa la jar nello svitarsi, è un rumore molto carino. C'è un sifter all'interno della jar, un sifter che ha ancora la sua copertura di plastica perché io non l'ho mai eliminata e non l'ho mai eliminata, vi faccio capire subito il perché. I sifter delle jar dell'Elemental Beauty, che tra l'altro sono jar abbastanza grandicelle rispetto alle jar solite dei trucchi minerali, si tolgono semplicemente sollevando e senza fare nessuno sforzo, si tolgono con estrema facilità. Anzi, fateci attenzione perché nel caso doveste essere sovrappensiero, finisce che vi si apre il sifter per sbaglio e vi cade tutto quello che c'è dentro in giro per tutta casa. Allora, quello che c'è dentro ve lo faccio vedere subito, è così, cercando di non inclinare troppo la jar. Questo è il concealer Fairly Light. Richiudo la jar e vi faccio vedere come io uso questo concealer. Allora, in questo momento sto mettendo una goccina minuscola di concealer all'interno di una ciotolina. Una ciotolina che è una semplice ciotolina bianca di ceramica fatta così, e vedete qui dentro ci sono adesso sia i residui del concealer che ho usato oggi, qua, che ormai è ieri quando mi sono truccata, e poi c'è la nuova polvere che ho appena messo qui dentro. Questa ciotolina è molto facile da reperire, potete trovarla in tutti i negozi di articoli per la casa, perché è una di quelle ciotoline che solitamente si usano per metterci dentro le salsine nelle quali poi si intingono i pezzettini di carote, pezzettini di cetriolo che si mangiano durante l'aperitivo, quindi è semplicemente una ciotolina di questo tipo. E poi mi servo di un pennellino che in questo caso è veramente un pennellino di nessun conto, un pennellino della Ebelin. La Ebelin è la marca interna del DM. Il DM ha molte marche interne, perché come concetto la catena di drogherie che si chiama DM, diciamo che è un po' autarchica. Questo pennellino in questo momento è sporco perché l'ho usato, ripeto, io continuo a dire oggi, ma in realtà è ieri. A proposito, io sto facendo questo video perché andando a smontarmi la faccia e andando a prepararmi per dormire, mi sono resa conto che il trucco che io ho fatto ieri intorno a mezzogiorno, adesso sono le 3 di notte, non ancora, ci manca qualche minuto alle 3 di notte, ma nel frattempo che io finisco di fare questo video saranno le 3 passate sicuramente.
Mi sono resa conto che questo trucco fatto intorno a mezzogiorno ha retto veramente ottimamente bene. Io vi chiudo un attimo, anzi chiudo per voi un momento gli occhi per farvi vedere che questo trucco veramente non ha fatto una piega, ma non ha fatto una piega che sia una. È ancora perfettamente fisso, stabile, impeccabile lì dove io l'ho messo a ora di pranzo, anzi prima dell'ora di pranzo, intorno a mezzogiorno. Dicevo, tornando al pennellino, ed è per questo che sto facendo questo video, perché mi sono stupita da sola. Io torno spesso a questo concealer mi piace tantissimo. Ogni tanto cambio, nel mese di ottobre ho usato il concealer al verde, il nuovo concealer che si chiama Cream to Powder. Nel mese di novembre sono tornata al Fairy Light e veramente tutte le volte che ci torno è con felicità, perché a volte mi dimentico quanto mi piace, poi torno ad usarlo e penso quanto mi piace, ma veramente quanto mi piace. Dicevo, ho usato questo pennellino, lo uso di solito. Questo è un pennellino inteso originariamente per l'applicazione dell'ombretto, è un pennellino veramente che costa zero, costa niente, costa un euro e qualche cosa questo pennellino, per dirvi, basta semplicemente un pennellino qualunque. E poi c'è un po' di acqua termale, questa è anche l'acqua termale della marca interna del DM, che si chiama Balea. Infatti vedete qui il marchettino del DM. Allora vi faccio vedere direttamente come faccio a mescolare il concealer, a preparare il concealer per l'applicazione che io faccio su tutto il contorno occhi, sia sopra sia sotto. Allora, semplicemente spruzzo il pennellino con un po' di acqua termale, poi tampono un pochino l'eccesso di prodotto eventuale, di acqua termale sulla mano e poi semplicemente incomincio ad amalgamare il concealer qui dentro. Come lo amalgamo? Semplicemente facendo prima così, su e giù con il pennellino e poi anche movimenti rotatori, cosa che poi è la stessa che farò sul contorno occhi. Ora non metterò il concealer intorno al contorno occhi perché sul contorno occhi ho già il trucco, quindi sarebbe perfettamente inutile. Metto il concealer invece sulla mano, metto un pochino di concealer sulla mano e in genere lo metto tamponando sugli occhi e quindi anche in questo momento sulla mano e poi facendo dei movimenti rotatori. Dopo aver fatto movimenti rotatori e dopo aver tamponato, intanto il concealer incomincia ad asciugarsi. Prima che sia completamente asciutto, io ci passo generalmente queste due dita e faccio così un pochino tiro anche e faccio dei movimenti, dei colpetti, do dei colpetti come se rimbalzassero sulla mia pelle. Perché faccio questo? Per appiattire, per permettere a eventuali grumetti o a eventuali eccessi di prodotto di continuare ad amalgamarsi e a perfezionarsi con la grana della pelle, non so come dirlo meglio. In questo modo evito che si creino rughette strane, che si creino eccessi di prodotto nelle pieghe, evito che il concealer si stenda disomogeneamente. Dopo aver fatto questo, nel frattempo il concealer si è completamente asciugato e sono pronta per applicare tutto il resto del trucco. Tutto il resto del trucco reggerà nella maniera più affidabile veramente che voi abbiate mai visto. Io sono estremamente contenta di questo concealer, veramente contenta, contenta, contenta. Vi faccio vedere tra l'altro com'è sulla mano. Ora io ne ho messo tanto, però questa è la sua resa sulla mano e spero che appunto l'averne messo tanto vi renda possibile vederlo. D'inverno c'è una variante a questa procedura. D'inverno, quando fa più freddo e quando quindi la pelle tende a essere più secca, semplicemente il concealer dell'Elemental Beauty con un po' di acqua termale può risultare un pochino secco, un pochino seccante. Allora che cosa faccio? Amalgamo il concealer con un qualcosa di cremoso. Il qualcosa di cremoso nel mio caso in genere è questo. Questa è una confezione mini della Happy Aging in versione siero. La marca è Martina Gebhardt. Mi vedete parlare dalla mattina alla sera dei prodotti della Martina Gebhardt perché sono i prodotti che io uso ininterrottamente praticamente da 2 anni e mi ci trovo benissimo. Il siero non è da confondere con il latte detergente, sebbene qui sopra ci sia scritto Gesichtsmilch. Milch, anzi, scusate le pronunce ogni tanto alle 3 di notte,
non sono al massimo della prontezza. Questo è un latte per il viso, chiamato anche sui siti internet che vendono prodotti della Martina Gebhardt lotion o lozione. Quindi io uso la lozione, mescolo il concealer alla lozione, non al latte detergente, mi raccomando per cortesia. E niente, mescolo un pochino di lozione, vi faccio vedere anche la lozione già che mi ci trovo, mescolo un pochino di lozione, questo è un puntino di lozione è fatto così, questa è una lozione molto molto leggera e lo scopo di questa lozione originariamente è quello di alleggerire eventualmente la crema in vasetto della Martina Gebhardt. Le creme della Martina Gebhardt in vasetto sono tutte molto dense, tutte molto oleose, tutte molto 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 spesse e grasse. Allora, per permettere alle persone di crearsi da sole una miscela che sia ottimale per la propria pelle, si vende anche la versione della crema in lozione, appunto per aggiungere qualche goccina a seconda del caso, anche a seconda delle condizioni climatiche nei diversi periodi dell'anno. Spero di essere stata chiara su questa cosa, però non è questo quello che ci interessa in questo momento. Vi faccio vedere un po' di lozione mescolata al concealer. Mescolata al concealer, la lozione dà immediatamente alla pasta del concealer una parvenza più chiara, perché permette al concealer di spandersi di più rispetto a quanto gli permetta l'acqua. Ecco, vedete? C'è una differenza. Se voi tornate indietro con il video e guardate il concealer mescolato all'acqua, e poi adesso guardate il concealer mescolato alla lozione della Martina Gebhardt, vedrete che c'è una differenza anche nel colore. Direi che un pochino di cremina esalta anche il colore, rischiara anche il colore. Questo è il colore sul dito, così. Comunque io mi trovo bene quotidianamente, in realtà almeno in questo periodo mescolo il concealer della Elemental Beauty all'acqua termale, questa è la mia procedura quotidiana e questo è quello anche che ho fatto oggi e basta. E in questo modo il trucco è perfettamente, completamente infallibile, cosa che mi piace molto, mi fa molto contenta. Infallibile nel senso che regge, 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 regge a oltranza per tutta la giornata e anche oltre tutta la giornata. E quindi basta. Io e il mio trucco un po' giallognolo, un po' color senape, vi salutiamo. Se volete vedere le cose che io ho usato per fare questo trucco, dovete semplicemente andare indietro di un video. Non so quando caricherò questo video, un video o due. Dovete andare indietro di un video o due e cercare il video che ha all'interno del suo titolo il nome Jean Gabin. Chi è Jean Gabin? Jean Gabin è un attore morto e stramorto francese da svariati decenni. È un attore cinematografico del cinema francese che ha incominciato ad essere attivo negli anni 20 e poi è andato avanti fino agli anni 50. E quindi per voi che siete giovanissime, che magari siete nate non lo so, nel 1995, ecco, Jean Gabin appartiene a un altro secolo, appartiene a un altro millennio, appartiene non solo a un'altra generazione, ma proprio a un altro tipo di esseri umani. E quindi vabbè, però se volete trovare il video in cui io vi parlo dei colori che sono applicati qui sugli occhi, ecco, dovete cercare il video che ha all'interno del suo titolo il nome Jean Gabin, scritto Jean Gabin. Ciao, questo video è finito. Ciao a tutti. E di nuovo mi dispiace con le persone che cercavano Loredana. Loredana non è qui, purtroppo. Ciao.